sei fatto trovare pronto subito in apertura di gara contro il Piano della Lente, poi praticamente non c'è stato più grande impegno per te nell'ultimo match. Sì, diciamo che è stata subito una prima parata del 2023, serviva per dare già un buon avvio a questo nuovo anno. E diciamo che i primi minuti sono sempre quelli un po' di partenza, sono sempre più difficili forse con gli ultimi 5 del primo tempo, gli ultimi 5 del secondo e i primi 5 del secondo tempo. Quindi bene com'è andata, abbiamo iniziato bene, poi è andata la gara in discesa sì, dal primo gol di Francesco e poi goleada, però va bene così, abbiamo vinto, questo è l'importante. Vi avevo detto che speravo di riuscire ad essere primi già dalla fine del girone d'andata. Purtroppo è arrivata una giornata dopo, ma siamo contentissimi così, va bene. Ora la strada è ancora lunga, mancano 13 partite. Vogliamo vincerle tutte e se le vinciamo tutte bene siamo primi, abbiamo vinto il campionato, però facciamo il meglio possibile e cerchiamo di staccare il prima possibile la Turris e giocarcela tutte fino alla fine. Cambia qualcosa psicologicamente da ora in avanti con la vetta della classifica oppure non deve cambiare proprio niente nell'approccio e in quello che mettete in ogni gara? Secondo me deve cambiare qualcosa, ma in positivo, cioè fino ad ora abbiamo dato 100, ora dobbiamo dare 120, 200, perché un conto è avere qualcuno davanti e quindi un obiettivo da raggiungere, ora l'obiettivo diventa più difficile, diventa mantenere la vetta e non è mai facile, non bisogna abbassare la cresta, anzi bisogna tenere sempre la testa alta e pedalare ancora più forte di quanto si è fatto fino ad ora. All'andata fu una gara ostica anche per il campo, magari poi comunque noi era la seconda giornata, 20 giorni di allenamento, però Villa Mattoni è una squadra che si sta muovendo bene, sta facendo bene, ha pareggiato con la Turris che comunque è un'ottima squadra, ha dimostrato di esserlo e ora vengono da noi, ma faremo il possibile per continuare il nostro cammino in tranquillità.